Mare Nero, ed è un testo di uno scrittore lucano che è Mauro De Felice, di cui vi ho parlato nella prima puntata, in realtà, che ha scritto Nuvole per Gradini. E, però questo testo che vi vado a leggere in realtà non fa parte di quel libro. Il sudore salato mi colava fin negli occhi. Tutto l'intorno prendeva contorni irregolari. Le spighe erano immobili, inginocchiate al sole. L'orizzonte pareva una falce infuocata. Lo guardavo in televisione, quel sole che nelle montagne del nord Europa i turisti catturavano con cartoncini argentati messi intorno al viso o quelli stesi sulle spiagge a cercare di scurirsi. Cercano tutti di scurirsi, bramano la vita selvaggia, sognano cibo biologico, natura incontaminata. Cazzo, mi dicevo, io le ho tutte quelle cose e domani parto verso le loro terre. Sarà che i sogni per funzionare te li devi scambiare. Così sono partito con un sogno da scambiare. Ho comprato un cellulare nuovo per poter parlare con i miei e dei vestiti, che quelli che avevo non erano decenti per presentarmi in Europa. Quando parti con l'obiettivo di sfamare i tuoi genitori o i tuoi figli, tua moglie, il viaggio non esiste. Esiste solo la destinazione. E quanti ne ho trovati durante, di ogni paese, tutti con negli occhi la destinazione, ad ogni costo. E i costi sono stati tanti per tutti noi. Quando hai una meta, perdi le parole, perdi la testa alta, credi che l'unica lotta possibile sia resistere. E quando hai resistito a cose indicibili e ti spingono di forza dentro un gommone in piena notte, senti una sorta di pace, una stanchezza, che è la cosa più vicina all'eroismo. Non avere più nulla, se non una speranza. Per lottare contro il mare, per arrivare da voi. Cosa saranno mai questi 40 disperati con gli occhi fissi al mare nero? Cosa saranno mai per la grande Europa? Lo scambieranno il loro sogno con il nostro, lo scambieranno. Così crediamo tutti noi, con gli occhi fissi al mare nero. Ed era Mauro De Felice, a Mare Nero.